Via. Creare. Da questa parola è cominciato tutto. E da qui è cominciata anche l'analisi del problema sul quale ci siamo concentrati. Nella mia lunga esperienza d'artista, nonostante l'età, mi sono sempre reso conto della mancanza di una piattaforma che mi permettesse di esprimermi a 360 gradi e di raggiungere in maniera efficace il pubblico di cui avevo bisogno. Così, insieme al mio team, ci siamo chiesti se fosse così per tante altre persone. E la risposta è sì. Il problema è sentito da chi crea arte e cultura e da chi ne fruisce. Per chi crea l'arte e la cultura, il problema sta appunto nel non avere questa piattaforma verticale, incentrata su questo, con regole della community sostenibili, dove potersi esprimere a 360 gradi. E questo porta queste persone alla fine ad accontentarsi delle solite piattaforme generaliste come YouTube e Twitch. Mentre per chi fruisce dell'arte e della cultura, il problema sta nel non poterne fruire quanto vorrebbe. E questo porta queste persone a fare lunghe ricerche su internet nonostante gli algoritmi. E alla fine sempre ad accontentarsi delle solite piattaforme generaliste. Così, insieme al mio team, abbiamo sviluppato una soluzione. E la soluzione è Visium. Visium è un marketplace B2B2C che permette ai creatori di pubblicare dirette, video, contenuti altamente immersivi, nativamente letti e soprattutto di vendere all'interno dello store anche NFT. Permetterà il più alto grado di interazione con chi crea mostre, tutto questo grazie a un'applicazione multipiattaforma, inizialmente web, con possibilità creative infinite. Qui vediamo alcuni screen dell'applicazione come la home e lo store. Anche il revenue model si divide tra chi crea arte e cultura e chi ne fruisce. Per chi fruisce dell'arte e della cultura saranno presenti due abbonamenti, un abbonamento gratuito sostenuto dalle pubblicità e un abbonamento premium dal costo di 8,90€ al mese. Mentre per chi crea l'arte e la cultura, l'utilizzo della piattaforma sarà completamente gratuito, terremo soltanto delle percentuali su quello che viene generato. Il progetto è caratterizzato da un'elevata scalabilità. Questo perché il modello è espandibile ovunque con investimenti meno che proporzionali. Questo grazie anche al fatto che i creators, pubblicando nella loro lingua, includeranno automaticamente già nuovi paesi e nuovi mercati. Parlando di mercati, infatti, qua vediamo l'analisi del mercato B2C e B2B, B2C con valori monetari, B2B con valore assoluto per numero d'utenti. Per quanto riguarda i competitor, sono numerosi, come possiamo vedere, spesso anche molto distanti da noi come Itzart, mentre nonostante la vicinanza di YouTube e Twitch, che come dicevamo prima rimangono molto generaliste, Visium si pone all'apice come perfetto punto d'incontro tra chi crea l'arte e la cultura e chi ne fruisce. Ma chi crea tutto questo? Beh, il team è fondamentale, lo sappiamo. Noi siamo 9, siamo molto variegati e andiamo dai 21 ai 63 anni. Iniziamo parlando di me. Io sono Fabio Mariano, futuro amministratore delegato, sono il più giovane di tutti, ho 21 anni. Sono un compositore professionista e un grafico. Abbiamo Gianfranco Mariano, il nostro CFO. Laurea in Economia e Commercio, attualmente responsabile comunicazione e marketing territoriale per la rete metropolitana del Nord Sardegna. Abbiamo anche Antonio Toscano, che non me ne voglia, è l'altro del pubblico, il più anziano di tutti, e ha una lunghissima esperienza come direttore commerciale. Abbiamo anche 4 sviluppatori all'interno del team, tra cui Pietro Ciotola, il nostro CTO, che è attualmente Cloud Consultant per Amazon AWS. Abbiamo anche una sceneggiatrice, Maria Colombo, e una psicologa, Elisa Madeddu, che ci aiuta con la validazione dei contenuti. Per tutto il team, sia la mission che la vision sono elementi monolitici. Iniziamo con la nostra mission. La nostra mission è permettere ai V-creators che creano contenuti di arte e cultura di condividerli con i Visiumers che ne sono appassionati. Mentre la nostra vision, la nostra vision è trasformare Visium nel più importante luogo virtuale al mondo dove chi crea arte e cultura e chi ne vuole fruire possa incontrarsi anche all'interno del metaverso. Chiudiamo parlando di fundraising. Inizieremo con 50.000 euro di bootstrapping, di cui 30.000 sono già conferiti in beni e 20.000 verranno conferiti in fase di formale costituzione. E chiederemo 2 milioni di euro da venture capital in un round di serie A che serviranno per il marketing, l'introduzione delle nuove funzioni e il potenziamento dell'applicativo. In conclusione, noi crediamo nell'arte e nella cultura. Noi crediamo in chi crea arte e cultura, perché sono coloro che scompongono la luce e ci fanno vedere i colori di cui è composta. Grazie. Io chiederei subito al comitato scientifico se c'è una domanda. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Allora passiamo la parola a Raffaele, una domandina al volo. Sì. Intanto è una bella idea, perché quando si occupano spazi spesso lasciati criminalmente aperti, mi sfugge l'elemento che connota con grande personalità la vostra proposta rispetto ad altre proposte che sono già sul mercato. Perché io dovrei scegliere la vostra piattaforma
perché mi sono chiari alcuni elementi e mi piace anche l'idea di lavorare sul B2B, B2C con un'unica circolarità. Questa mi sembra un'ottima scelta. Però ecco, non colgo gli elementi di forte personalità talmente forti da spingermi a... Sì, allora, la differenza principale sta sul fatto che normalmente le piattaforme sono generaliste, come su YouTube. Attualmente avviene che le persone pubblicano ma si disperdono in un mare magnum di contenuti diversi, come lottare con i video dei gattini, ma nonostante gli algoritmi. Però su Visium la differenza è questa, la centralità del discorso arte e cultura. Cioè, gli artisti che oggi pubblicano dentro le piattaforme generaliste possono pubblicare dentro Visium, ottenendo quindi anche l'incontro col pubblico, che è sicuramente interessato, con un'efficienza maggiore rispetto a quello che avviene oggi su YouTube. Avete valutato l'idea di valorizzare ulteriormente l'artista? Tu sei un artista, quindi sai, sì, quanto è importante proporsi sul pubblico e farsi anche riconoscere. C'è un'attenzione particolare che voi dedicate all'artista o all'autore? Sì, ma in che senso un'attenzione particolare? È quasi come se io potessi trovare una directory, no? Mm-hmm. E quindi individuando anche i talenti, sì, a seconda dei settori, ecco. Ah, beh, sì, nel senso che comunque è diviso all'interno di categorie e i creator possono sicuramente entrare all'interno di queste categorie e pubblicare. Era il balance tra opera e artista, sì, tra l'oggetto e il creatore? Beh, diciamo che chi crea è tutto all'interno di Visium, nel senso che è colui che genera il contenuto, poi quello che crea è quello che ovviamente attira il pubblico che lui vuole attirare, quindi di per sé anche quello che crea alla fine raggiunge alla fine del percorso può essere anche venduto all'interno dello store, quindi diciamo che il percorso video è fuso con quello che crea, quindi la persona è fusa con quello che crea. Grazie mille. Grazie mille a voi.